Il 31 agosto a Lanciano è la fiera di Sant'Egidio, è la fiera delle campanelle. Ce ne sono di ogni tipo, di ogni colore. Quest'anno ovviamente ci sono tante regole, ma i lancianesi, ma anche i turisti, non si sono preoccupati più di tanto e sono venuti. Come vedete alle mie spalle la piazza è gremita e anche il Corso Trento e Trieste. La campanella è un simbolo importante, è un simbolo di amicizia, di amore. Andiamo a sentire. Le nuove regole non hanno fermato questa festa, lei è d'accordo? No, procede tutto nella normalità, speriamo che... Lei col Green Pass ovviamente. Sì, certo. Anche se bisogna stare più attenti con il distanziamento e tutto quanto, però è una bella ricorrenza, quindi sì, non se ne fa meno facilmente. Però siamo tutti col Green Pass e la mascherina e anche distanziati. Però è bellissimo, dobbiamo riprendere a respirare. E lei che dice, signora? Ha comprato la campanella? Le ho comprate, sì. Sono una turista, io non abito. Di dov'è? Di Milano. A giudicare dall'affluenza, non si aspettava altro che tornare in questo clima di festa a Lanciano. Patrizia Bomba, assessore al commercio, tutto procede con gli adeguati controlli? Certo, abbiamo messo a disposizione della città, oltre a tutti gli avvisi, al sonoro che ricorda le persone delle precauzioni da Covid, e abbiamo messo anche tutte le persone della protezione civile nei varchi per controllare che l'affluenza sia corretta. È vero che ci abbiamo riflettuto molto rifare una fiera del genere, però queste persone vivono di questo. E forse anche la città, la gran maggioranza voleva tornare a rivivere un accenno di festa, di bello. Il tema degli arrosticini? La novità di quest'anno sono le campane con gli arrosticini sopra e anche con i portarrosticini. Ma quella collana? Quella collana è storica, la metto ogni anno come portafortuna. Il tema di quest'anno per le campanelle è sicuramente l'arrosticino, come ha fatto lei? Sì, in effetti noi abbiamo sfruttato anche il fatto sia della pecorella e l'arrosticino, quindi, e della situazione del Covid, magari c'è usando il Green Pass, sì, tu ce l'hai il Green Pass, oppure il vaccino AstraZeneca, che sarebbe l'arrosticino, il vero vaccino abruzzese. Lei fa collezione? Sì. Quante ne avrà a casa? Diverse, ogni anno almeno una. E lei invece cosa sceglie? Io ho scelto una classica con l'albero della vita. Ho scelto una di Lanciano, bellissima, questa, una di queste, e una del trabocco perché non ci si può staccare dal mare. Stiamo scegliendo una con il trabocco perché diciamo, rappresenta anche il nostro territorio. Però sinceramente vorrei scegliere anche una campanella per regalare a mia moglie in simbolo dell'amore che ci lega. Visto e considerato che ieri abbiamo fatto anche il nostro anniversario di matrimonio. Auguri allora. Ci troviamo qua per festeggiare. Grazie. Auguri. Grazie.